Luca Onestini, perché non sarà squalificato dal Grande Fratello VIP. GF VIP, Luca Onestini non lascerà la casa, ecco perché. Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello VIP, in rete è scoppiata una nuova polemica. Luca Onestini, come i suoi colleghi Marco Predolin e Gianluca Impastato, avrebbe bestemmiato. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, anche se il contenuto dell'audio non era molto chiaro. Il popolo dei social era abbastanza divertito dall'ipotetica bestemmia, in quanto sarebbe stato il terzo concorrente nel giro di poche settimane a bestemmiare e di conseguenza a essere squalificato dal programma. Il web però non si è limitato soltanto a divertirsi della strana sventura che sembra aver colpito il Grande Fratello VIP, ma ha approfondito la vicenda cercando i video della scena incriminata in una qualità migliore. Dopo un'attenta analisi del filmato, azione che probabilmente avranno fatto anche gli autori del reality show, possiamo rivelarvi che Luca Onestini non ha assolutamente bestemmiato come fecero i suoi colleghi. Mio fratello, proprio io ero la che ha esclamato l'ex tronista di Uomini e Donne dopo la diretta condotta da Ilary Blasi. Molti utenti non avevano ben capito la pronuncia del pronome personale, interpretando in maniera errata la frase. Luca non sarà squalificato dalla casa più spiata d'Italia. Luca Onestini non abbandonerà il Grande Fratello VIP, la conferma. Negli scorsi giorni sembrava che Luca Onestini fosse a rischio squalifica, invece dopo aver visionato con attenzione i video del GF VIP pare proprio che l'ex tronista di Uomini e Donne non abbia nulla da temere, gli autori non hanno nessuna intenzione di mandarlo via dalla casa più spiata d'Italia. A meno che non sia il pubblico a volerlo attraverso il meccanismo del televoto. Questa seconda edizione del reality sembra essere alquanto sfortunata in materia di concorrenti, visto che nel giro di due settimane due VIP hanno dovuto abbandonare la casa per una bestemmia. Gli autori si sono visti costretti a chiamare nuovi concorrenti per riempire il vuoto lasciato da personaggi scomparsi, soprattutto dopo l'aggiunta di due puntate extra al GF VIP. I fan di Luca Onestini, intanto, possono dormire sogni tranquilli, il loro beniamino non sarà squalificato. Dopo la rottura in diretta con Soleil Sorge, sarebbe stato decisamente un altro brutto colpo quello di essere squalificato poco dopo aver ricevuto la lettera che annunciava la fine del suo rapporto con l'ex corteggiatrice del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma fortunatamente tutto è bene ciò che finisce bene, Luca farà ancora parte del cast del reality.